Sara, vi sentite? e parleremo dell'esame di Stato. Quindi della parte pratica con il quale svolgere l'esame di Stato. E Francesca? Abbiamo deciso questa sera come dire, di fare proprio la parte pratica e abbiamo scelto i temi che sono usciti nell'ultima sessione all'Università Cattolica, che è diciamo, la sessione, meglio, no, della prima sessione del 2019, anno in cui io ho partecipato alla commissione esame di Stato in quella università. Non hanno pubblicato quelli della seconda sessione, non so come mai, pazzesco, comunque tra giugno e luglio. E proviamo ad immergerci nei due temi dando qualche spunto di ragionamento, non tanto di contenuti, ma come approcciarsi, cioè riprendiamo un po' le cose che abbiamo detto l'altra volta noi tre insieme. Allora, la prima prova scritta che riguarda l'albo B, e nel frattempo Erika ci aiuta anche attraverso il libro che è incluso all'interno del corso Esame di Stato. Quindi, la prima prova che è stata svolta per l'anno. La vai io, Franci? Vai, ce l'hai sotto mano? Sì, il candidato Brunswick cosa si intende per community work individuando le diverse dimensioni metodologiche e deontologiche di questo livello di lavoro sociale, anche attraverso un'identificazione in un atto a sua scelta. Allora, Erika ci aiuti, perché nel libro di sicuro si parla di community work. Prendiamo lo spunto da un partecipante alla diretta della settimana scorsa che ci diceva un po' rispetto alla differenziazione regionale, parlava della normativa, però è vero che, come dire, questo tema può essere sviluppato diversamente a seconda un po' delle conoscenze che uno ha, degli esami che ha fatto, però, come dire, il libro ci aiuta un po' a mettere insieme i temi. Un po' perché sviluppa come li ha studiati. Quindi, se dovessimo pensare alle dimensioni metodologiche e deontologiche, nel libro troviamo qualcosa, vero Erika? Allora, io personalmente partirei, poi chiaramente posso sbagliare perché devo fare l'esame. Io partirei, farei un piccolo excursus storico, quindi direi la differenza tra community work, case work e group work. Quindi direi che il community work è un ambito di lavoro dell'assistente sociale, tuttora appunto in uso. E poi parlerei del lavoro di comunità, appunto. Ok? E partirei proprio, diciamo, dai profili con i quali si identifica una comunità. Ok? Direi che questo è ricompreso nel codice deontologico, quindi nel codice deontologico si parla proprio del fatto che l'assistente sociale deve lavorare per il benessere della comunità e per sviluppare il benessere della comunità. Poi parlerei dell'empowerment della comunità, quindi anche l'importanza di sviluppare, no? Cioè di accompagnare, di supportare la comunità e i partecipanti alla comunità a sviluppare le proprie potenzialità. E poi parlerei come metodologie della ricognizione sociale, individuandone le tappe. Io farei pure un po' di, cioè io ci inserirei anche la progettazione partecipata, però forse se va fuori tema, non lo so, ve lo chiedo. Se uno degli aspetti, come dire, che si può inserire senza, come dire, puntare solo su quello, uno può fare degli accenni, secondo me, Prego. per giocare il tema di Word. E riprenderei quello che diceva l'altra volta Sara, leggiamo bene il mandato e stiamo nel mandato, quindi la scaletta che tu hai fatto, secondo me, è una buona scaletta, poi la Certo, puoi espandere. come metodologia va bene la ricognizione sociale per identificare i problemi della comunità? Va Perché bene? sennò da dove parti? Ok, quindi, ok, perfetto. Se Quindi, non ok. fai ricognizione, è un po' difficile capire che bisogni ci sono. Se E che è risorse ci difficile. sono, perché lavorare sulla comunità ti porta a usare la comunità, a individuare la comunità sia come destinatario, come diciamo, promotore di iniziativa. Ah, ok. Diciamo che io inserirei, non so, cioè il rischio è andare fuori tema e forse è il rischio più grande che si corre sempre, no? Perché per esempio, ecco, adesso che mi hai dato uno spunto, nelle metodologie si potrebbe usare anche magari l'osservazione partecipata, se si identifica la comunità come un determinato magari quartiere, adesso un quartiere, si potrebbe usare magari l'osservazione partecipata per identificare
una problematica, quindi potrebbe essere comunque una metodologia che potrebbe essere inserita in questa traccia, nello svolgimento di questa traccia. Puoi metterci le metodologie e gli strumenti che possono essere utili rispetto al raggiungimento, come dire, della finalità, se devo mappare quelli che sono i bisogni di quella comunità, come posso fare, quindi faccio osservazione partecipata, faccio dei gruppi di lavoro, faccio le interviste, vado da persone significative, adesso sto un po' andando, come dire, a ruota libera, però tutto questo, come dire, dovrebbe stare nella scaletta iniziale, che dicevamo l'altra volta, può aiutare a non andare fuori tema. Quindi se mi accorgo che aggiungo troppi elementi che a un certo punto, come dire, c'entrano sì e no con il mandato, quindi le dimensioni metodologiche e deontologiche di questo livello di lavoro sociale, mi fermo, le cancello e torno indietro. Okay. Ci può aiutare l'esemplificazione che ad esempio qua nel mandato del tema c'era, quindi fammi capire se sai che cos'è il community work attraverso un'esemplificazione in un ambito a scelta, quindi non okay. Può andare a pescare un esempio che mi viene in mente di lavoro di comunità, tipo tu che esempi ci metteresti? Allora, ad esempio di lavoro di comunità, questo sì. Ad Ancona, quando avevo fatto l'università ad Ancona, praticamente erano nati degli orti comuni in determinati quartieri e praticamente diciamo come questi orti erano gestiti dagli abitanti, ecco, del quartiere, che a turno coltivavano la terra e in pratica era un modo per riqualificare il territorio e dare un'occupazione, ecco, tra virgolette, diciamo. Quindi questo potrebbe essere un esempio. E l'assistente sociale che ci fa nel coglioni? No, era un modo appunto per riqualificare il territorio, erano delle case popolari e quindi era un modo per creare dei legami fra vicini che comunque venivano anche da nazionalità diverse, quindi era un modo. Ti ho fatto questa domanda perché siamo nel sistema di Stato per assistenti sociali, e quindi collegare la nostra professione al progetto è importante, nel senso che l'esempio può essere, come dire, esplicativo, però deve essere il ruolo professionale dell'assistente sociale collegato al tema. E lo dico perché spesso nel riprendere poi i temi con chi ha partecipato agli esami di Stato, quando ci hanno fatto degli esempi di lavoro di comunità, non avevano pensato di contattare, coinvolgere, anche solo fare una telefonata all'assistente sociale del territorio per capire ad esempio se poteva essere inserita all'interno della progettazione o poteva essere uno spunto per avere delle idee all'interno del progetto, essere risorsa nel collegare quelle che sono le sue conoscenze anche di persone rispetto a quel progetto. Magari aveva delle persone in carico che abitavano in questo quartiere popolare che potevano beneficiare del lavoro con gli altri. Sì, era, cioè, nel senso, il senso era questo. Quello che è stato fatto era questo, nel senso che questo è quello che volevo dire, ma Francesca l'ha spiegato benissimo. Abbiamo messo insieme le cose, quindi può essere utile poi tener conto dell'esempio e metterci l'assistente sociale, perché sennò, come dire, il community worker che è, come dire, propriamente nostro, noi non siamo dentro, quindi se parliamo di questo progetto deve metterci anche chi c'era nel progetto e come mai è stato coinvolto. Ok, quindi tutta, ok, perfetto. Ci sono delle domande. La seconda prova scritta che abbiamo fatto, stiamo parlando sempre della sezione B, riguarda il piano di zona. Il piano di zona, quale strumento di pianificazione territoriale degli interventi sociali? Non era una domanda. Okay. Va bene. Sono state evidenti caratteristiche, attori, okay, ruoli, con particolare riferimento alla valorizzazione degli operatori privati. Ok. Poi Erika, non ti preoccupare, lo mandiamo alla tua commissione, io che così allora avvantaggiata. Vabbè, adesso cerco di dirlo a me, guarda, non guardo niente, cerco di allora, il piano di guardare. Non lo sarebbe anche a me come allora.
L'importante è che nel libro, che noi, come dire, diamo un aiuto alla preparazione dell'esame di Stato, ci sia il tema. È già uno, come dire, quel libro lì dà una serie di spunti che se uno gli viene in mente che ha usato quello, mette insieme poi tutti gli argomenti che può prendere dal percorso dei 3 anni, perché parliamo dell'albo. Ah, al dubbio, ok. Vabbè, allora, prima cosa, il piano di zona, io direi allora che il piano di zona è uno strumento di lavoro nel quale praticamente troviamo la costituzione del tavolo tecnico, del tavolo politico e del tavolo di area. Il piano di zona viene ricompreso, cioè viene definito dalla 328 del 2000, che ha segnato una svolta importante in quanto vede la partecipazione anche appunto del tavolo di area, quindi dal basso, dei partecipanti alla realizzazione degli accordi di programma che servono per andare a, a istituire dei programmi nel territorio. Okay? Il tavolo politico è composto dai sindaci. Okay? Il tavolo tecnico è composto dai rappresentanti, esempio, dei distretti sanitari, dei direttori dei distretti sanitari, e il tavolo di area è composto invece dai rappresentanti, c'è scritto del popolo, ma in realtà io penso che siano le istituzioni, gli enti, ecco, diciamo così. No, è più esteso, come dire, del popolo, nel senso che è aperto anche alla cittadinanza, oltre che a tutti i rappresentanti, associazioni, tutto il terzo settore, chi ha interesse. Ok, quindi proprio di rappresentanza del popolo. Ok. Tutti coloro che hanno interesse, tant'è che vengono pubblicizzati, come dire, aperti all'interno dei comuni, ad esempio si dà pubblicizzazione rispetto agli incontri. La partecipazione, per quella che è la mia esperienza, è più legata, come dire, alle associazioni, come dire, a delle aggregazioni di persone, non viene il singolo cittadino, però, come dire, l'associazione di volontariato, la cooperativa, piuttosto che organismi di questo tipo, partecipano perché sono interessati a dire la propria opinione all'interno del proprio pensiero, all'interno del piano di zona, e aiutare a costruire il piano di zona e la progettualità sul territorio. E poi c'è anche da dire che dipende un po' dalla realtà delle situazioni, per cui ad esempio ci possono essere anche all'interno del privato sociale, dell'associazionismo, delle forme di dialogo sostanzialmente. Mi viene in mente, noi periodo. Ok. Dai, quindi cominciamo da capo? Continuiamo. Ok, perfetto. No, e dicevo, secondo me, leggere la zona è importante. Allo stesso modo in cui è importante, avendo del tempo ovviamente, e leggere anche gli altri documenti, cioè ci sono un sacco di cose che noi diciamo in continuazione, citiamo in continuazione, ma in realtà non le abbiamo mai viste concretamente. E secondo me vedere concretamente è più utile che studiarle sostanzialmente. Cioè se leggo un piano di zona, rispondo meglio alla domanda che non studiando sul libro. Che cos'è il piano di zona? Infatti. Sì. Questo lo prenderò come suggerimento. Sono d'accordo, perché, e anche perché, come dire, può essere utile fare un'esemplificazione, e sapendo che ho studiato ad Ancona e lì c'è un piano di zona e sono nell'università lì a fare l'esame di Stato, vado a prenderlo e trovo la parte pratica ciò che ho studiato. Quindi questo secondo me è un consiglio utilissimo, Sara, quello di vedere nella pratica che cos'è un piano di zona, perché è un po', come dire, si discosta, come tutte le cose, dalla definizione non gli rende tutto quello che può in realtà. Sì, okay. E in questo, come dire, non so per la tua esperienza, però nella mia ben alcuni aspetti, piani di zona hanno ripreso testi precedenti, quindi trovare i primi piani di zona forse è più utile, perché ad esempio sulla mappatura del territorio, essendo partiti da zero, era una reale mappatura, successivamente alcune cose sono state riprese dagli anni precedenti, andando ogni 3 anni, come dire, magari la parte demografica la aggiorni, però magari la mappatura delle risorse un pochino meno. Allora forse riprendere non i primissimi, però magari non necessariamente l'ultimo fatto, in modo da trovare una mappatura più, come dire, aderente alla realtà di quel tempo.
Quindi una anche, ok. Tenevo il piano di zona perché si parlava di enti privati nel mandato, quindi anche una partnership proprio con gli enti privati per realizzare un determinato progetto. Quindi si potrebbe anche parlare della partnership, quindi della definizione del problema, se c'è stato qualcuno che ha cercato di risolverlo, tutta quella parte lì. Sì, io mi ero agganciata alla tua indicazione di come era composto e qual era l'iter programmatorio, però sicuramente c'è questa parte che è di sviluppo successivo, quindi che cosa si pensa di fare attraverso il piano di zona e come gli operatori privati possono essere coinvolti. E ripescando poi il consiglio di Sara, nella pratica, ad esempio, che cosa è stato fatto dal piano di zona di Ancona per valorizzare gli operatori privati. E allora questo mette insieme sia la parte che hai studiato, la cosa che hai riscontrato nel libro e la lettura del piano di zona di quel territorio. Ok.